cotoletta di vitello, suletto di cavolo verza con pinoli, uvetta e gran fritto misto pastellato. Aglio spicchi e cavolo verza orogel, cotoletta di vitello impanata, peperoncino cubettato orogel, pinoli saltati, uva sultanina e gran fritto misto pastellato orogel. Cominciamo la preparazione della nostra ricetta andando a scaldare il tegame. Aggiungiamo dell'olio extravergine, aggiungiamo del peperoncino e dell'aglio. Il peperoncino tralascia il suo colore caratteristico, quindi andiamo ad aggiungere il nostro cavolo verza. Facciamo insaporire bene l'aglio col peperoncino e l'olio. Il cubello tenderà a disfarsi e per far questo ci aiutiamo con un coperchio. Nel frattempo andiamo a friggere il nostro gran fritto misto pastellato. Portiamo l'olio a temperatura a 180 gradi, vedete? E cuociamo per circa 3 minuti. Andiamo a scolare dall'olio di cottura e utilizziamo lo stesso olio per friggere le nostre cotolette di vitello. Verifichiamo la cottura del nostro cavolo verza, che sembra essere un buon punto, e a questo punto aggiungiamo l'uva sultanina che si va ad ammorbidire con il condimento del cavolo verza. Andiamo a condire bene. La nostra cotoletta è bella dorata, è cotta, quindi la scoliamo. Eccoci qua. Lasciamo riposare pochi secondi. Andiamo a terminare il nostro piatto di cavolo verza. Aggiungiamo dei pinoli, saliamo, condiamo. Saliamo il gran fritto misto pastellato, la nostra cotoletta alla milanese. Sul fondo facciamo un letto di cavolo verza morbido, lasciando sul fondo l'aglio che ci ha aiutato a insaporire il tutto. Posizioniamo al centro la nostra cotoletta fritta e terminiamo il piatto col gran fritto misto pastellato che ci dà colore e croccantezza. Finiamo il piatto con delle piccole decorazioni. E ora abbiamo concluso e il nostro piatto è pronto.